Buona giornata, buon lunedì e bentornati alle Daily Tech News di Mr. Gadget, ogni giorno alle 13 e alle 20 su Radio Number One. Adesso qualche anticipazione sulle notizie principali per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Una curiosità, nell'Xperia Z, Z1, nello Z Ultra e anche nello Z1 Compact è stato trovato un piccolo trasmettitore FM, non un ricevitore ma un trasmettitore, cioè la possibilità di trasmettere la propria musica verso un apparato FM. Dovete avere il telefono in versione Root e poi installare un'applicazione che purtroppo costa $19, che si chiama Spirit TX, che vi permette di sbloccare questa facoltà, insomma, di alcuni telefoni di Sony di trasmettere la musica utilizzando la banda FM. Se siete interessati, magari poi vi do qualche indicazione tecnica. Invece un po' di informazioni che riguardano anche il mondo del business, perché a quanto pare, insomma, sta girando molto in queste ore la notizia: Microsoft avrebbe presentato un'offerta da $7 miliardi per acquistare BlackBerry, che nel frattempo ha licenziato ancora altre persone, o meglio ha preparato un piano di esuberi e di licenziamenti per altre persone nel settore dei handset, quindi degli apparati, nonostante John Chen abbia dichiarato, insomma, che BlackBerry tornerà a guadagnare anche in quel segmento. Novità per il futuro invece tornano a farci parlare di Foto, l'applicazione che Google sta preparando per i telefoni Android. Al momento è parte di Google Plus, ma prestissimo probabilmente sarà sviluppata al prossimo Google I&O. Foto diventerà un'applicazione indipendente. Sono apparse delle foto che sono state tratte dall'APK, quindi dall'applicazione che è stata trafugata, quindi aspettiamoci che nel giro di pochi giorni avremo questa applicazione disponibile per l'installazione, anche se non ufficialmente. A proposito di Android, tra l'altro non sono belle le notizie che girano da un paio di giorni, che riguardano la sicurezza dei nostri dati. A Cambridge, l'università di Cambridge, hanno fatto dei test dopo un factory data reset, cioè quel reset che dovrebbe cancellare completamente tutti i dati dal telefonino. In realtà non è difficile estrapolare molti dei dati, comprese le password, che rimarrebbero a bordo dei telefoni Android. Rimaniamo sempre in mondo Android per dirvi che si è aggiornata l'applicazione di Chromecast, in realtà anche su iOS. Se avete una Chromecast a casa, Chromecast è quella chiavetta da inserire nella porta HDMI dei vostri televisori, che vi permette di trasmettere dei contenuti dal vostro apparato mobile, quindi dal vostro tablet, dal vostro telefonino, verso la televisione. La nuova applicazione vi permette di gestire più facilmente le Chromecast se ne avete più di una dentro casa. Altra curiosità che arriva dagli Stati Uniti: il Moto 360 è in versione scontata di più di $100 in una catena americana, il che vuol dire che la discesa di prezzo prevede probabilmente la presentazione di un nuovo prodotto, quindi prepariamoci anche noi ad avere un prezzo molto più competitivo. Quindi se stavate per comprare il Moto 360, il consiglio è di aspettare qualche giorno, perché potrebbe convenirvi commercialmente. E poi per ultima informazione, una curiosità: Cortana, che spesso ha previsto correttamente i vincitori di alcune competizioni, è riuscita a centrare anche il vincitore della Eurovision Song Contest, andato in onda sabato sera. Ha vinto il cantante svedese, e Cortana l'aveva previsto facilmente. Potrebbe prevedere facilmente anche che alle 13 e alle 20 ci troveremo su Radio Number One per Mr. Gadget. Ciao e buona settimana!